Voi tutti credete che questo mondo, per certi aspetti, sia una tragedia, ma non è così. È una divina commedia, quella divina commedia che fece scaturire una lingua perfetta, l'italiano, che rappresenta l'unica lingua al mondo che non ha patito la torre di Babele, ossia la confusione delle lingue. Infatti, e questa è una profezia che io faccio, ma che vi dimostro immediatamente, tutta la lingua italiana esprime la verità dei concetti alfanumerici. Ve lo dimostro. L'alfabeto italiano esprime la perfezione della corrispondenza tra il valore alfabetico delle lettere e il valore dei numeri per la posizione occupata dalle lettere nell'alfabeto italiano di 7 più 7 più 7 uguale 21 lettere. Ve lo dimostro. 1 è uguale a 44, che è l'unità più la trinità riferita al ciclo 10 più 1. 2, che è la interpretazione ideale del numero 28, è quanto un 2 espresso da 11 più 3, ossia dal ciclo assoluto 10 più 1 più la sua trinità. 3 uguale 39 è quanto 11 più 2, quella trinità lì, espressa in forma di 3. 4 uguale 100 è esattamente quanto il fronte 10 al quadrato. 1 più 2 più 3 nel valore letterario corrisponde a 111 ed è esattamente i 3 messi di seguito, 1, 2, 3, che sono tutti e tre unitari. 1 più 2 più 3 più 4 è 111 più 100 nel valore letterario, che corrisponde perfettamente al valore numerico. 5 uguale 63 è quanto 2 alla quinta uguale 64, espresso però in termini unitari, ossia da 63 unità. 7 è esso pure 63 e è esattamente tutto il movimento 100 meno 30, 70, meno il 7 dato da 10 meno 3. 5 più 7 come valore letterario, come valore numerico di quello letterario, è 126. Il valore numerico 5 più 7 è 12, esprime un 12 che in cicli 10 è esattamente 120 e deve incorporare il 6 intermedio tra il 5 e il 7. Ma espresso in termini di letteratura, 12 uguale a 42 è esattamente un terzo della trinità data dal 126. 6 è uguale a 31 nella sua interpretazione ideale ed è 1 più la trinità del 10, ossia quanto il mediatore 10 mezzi espresso nei 6 versi unitari. 8, 62 è quanto l'unità compresa nei 63 unità, cioè l'unità relativa a 5 uguale 7, che è 63 meno 1. 9 uguale 50 è quanto tutto il moto in positivo che esiste, da almeno 50 al più 50. 100, che è uguale a 51, e 900, che è uguale a 101, sono valori numerici corrispondenti idealmente ai valori alfabetici. 10 uguale 30 è la perfetta trinità del ciclo 10. Quindi, fino adesso abbiamo scoperto che c'è un'assoluta corrispondenza. 11 uguale 56
è quanto il positivo più 50 del complesso da meno 50 più 50 che si esprime in tutti e sei i versi, quindi razionalizza il quantitativo totale 11. 12 e 42 sono le cifre del nome di Dio ed è esattamente un terzo di 126. 13 uguale 64 è esattamente 2 alla quinta. Notate, 5 più 7 più 1 uguale 170, sono 170 unità in 171 e sono 57 più 57 più 57 che sono il 7 aggiunto al 5, avendo aggiunto 1 al 170. 14 uguale 125 esprime esattamente il volume 5 per 5 per 5, volume di mediazione del 10 e area 7 più 7 nei 7 giorni in linea della creazione ideale del mondo. 15 uguale 148 è lo spazio-tempo 50 più 50 più 50 meno un 2 per il fronte, quindi è tutto lo spazio percorso dal 2 nella trinità della mediazione. 16 uguale 47 è 100 mezzi meno 3, ossia è tutto il flusso reale della trinità nella lettera R. 17 è 106 ed è il ciclo assoluto reale fatto da 4 quarti più 4 per 4 uguale 17, e infatti è il fronte 100 con il flusso 3 del 3. Il termine perfezione corrisponde al numero 106. 18 uguale 87 è il 6 più 6 più 6 e corrisponde al 28 più 28 più 28, ossia la trinità del 2, più 1 più 1 più 1, la trinità dell'1. 19 uguale 88 è tutta la realtà complessa data da 11 volte 8 ed è anche tutto il percorso di 1 nel ciclo 10 del 10. 20 uguale 64 è esattamente la base 2 in tutta la potenza 3 al cubo. Vale come il 13 e 8 più 2 e 7 più 1. 21 uguale 99 esprime nel 21 il 7 più 7 più 7, lettere dell'alfabeto, e sono le totali 99 unità contenute nelle 100 assolute. 22 uguale 92 è il ciclo assoluto da meno 11 a più 11 ed è il 10 al quadrato meno il volume complesso dato da 2 al cubo. 23 uguale 103 esprime nel 23 il numero del corpo ed è il flusso 3 dell'area aventi i due lati 50 e 50. 24 uguale 164 sono tutte le ore, flusso 2 alla sesta dell'area 100. 25 uguale 127 è il flusso 3 al cubo dell'area 100 in linea. 26 uguale 95 ed è il valore del termine Dio, è il flusso di 10 mezzi nei 10 al quadrato, è quanto il mio terzo nome Anna. 27 127 è come il 25. 28 uguale 117 nella sua valutazione numerica è la concezione del 2 ed è il flusso assoluto reale 1 più 16 del fronte 100 lineare, per cui 100 meno 17 uguale 117, più 17 uguale 117, ed è il 28. 29, 114 è il 100 che avanza nel fronte 7 più 7, come 1 nel 10 più 10 più 10. 30 uguale 70 indica chiaro il suo complemento rispetto al 100 di 10 al quadrato. 33 uguale 109 è tutto il moto 100
del fronte 3 al quadrato, pari al 100 meno 1 in terzi. 40 uguale 83 è il numero pieno che è il complemento al ciclo assoluto 17 della realtà 1 più 3, una e trina nel 100. 44 uguale 183 è il complemento al 200 della realtà 17. 47 uguale 146 è tutto il flusso 1 e trino nel trino 50 più 50 più 50 ed è uguale a Tamar, moglie di Er, che in Genesi 38 si lega al vero padre di Er e genera una mano. Notate che Tamar è uguale a Amodeo, il mio cognome, laddove la lettera R è l'acronimo R del mio nome romano. 48 è 144 ed è il flusso 1 dell'area 50 più 50 ed è uguale al nome Gesù, ma anche al nome Italia, anche Fatima, oppure il suo inverso Am Ita Fi, che è la nascita di Am Odeo in Italia a F, Felitto. L'Italia è l'unico paese che questo Dio veramente scherzoso ha disegnato come lo stivale delle sette leghe. 49 uguale 133 è il flusso di 1 nella trinità del 50-50-50 e così via. Voi bloccate e controllate tutto quello che ho scritto e vedrete che è vero. Non faccio ulteriormente una lettura perché potete controllare con calma voi. L'importante è che è dimostrato che il valore numerico di ogni numero espresso in forma alfabetica è perfetto in relazione al ciclo 10 che avanza di 10 e che vale 1. Ebbene, la dimostrazione vera io ve la darò il prossimo 14 settembre 2010, in cui, se tutto va come la Cabala ha scritto in se stessa, e qui io ho riprodotto, io vincerò il Super Enalotto con me stesso. Notate, l'Italia è un paese eccezionale perché ha la forma di uno stivale, è l'unico paese che corre come le sette leghe. E quando Gesù fece un miracolo alla figlia di un ebreo, disse Talita cumi. Questa formula è cum italita, ossia con Italia con la T dentro, di una grossa croce, è quella che Dio prende in me. Ora, se io centrerò il Superenalotto, dimostrerò che tutto è un disegno, ed è proprio quello che vi sto dimostrando. Un disegno espresso per lettere e per numeri. E l'unica cabala perfetta è quella della lingua italiana, che è l'unica che non è stata distrutta. Io qui vi ho descritto tutte le ragioni cabalistiche di questo mondo, che è un bel disegno di Dio, ma non una tragedia, una divina commedia. Se è vero che il disegno è questo, io vincerò il Superenalotto. Altrimenti sarà l'ennesima esaltazione della Santa Croce che Dio in me avrà voluto per se stesso.